con un volo della Saudi Arabian, facciamo scalo a Riyadh. Da qui proseguiamo per Jakarta, la capitale dell'Indonesia. Dopo qualche ora di attesa, siamo di nuovo in volo per raggiungere Jayapura, capoluogo della Papua Occidentale, in passato chiamata Irian Jaya. Infine, con un'ultima tratta aerea, proseguiamo per la nostra destinazione finale. Wamena, centro principale della valle del Baliem. Questo agglomerato urbano è un insediamento polveroso e disordinato che, pur non avendo molto da offrire al visitatore, rappresenta tuttavia l'unico punto di arrivo e di partenza per esplorare i villaggi della valle. I principali alberghi, locande e ristoranti si trovano lungo la strada principale che praticamente fiancheggia la pista dell'aeroporto. Il luogo più interessante da vedere è probabilmente il mercato quotidiano. Una vera e propria baraonda di gente e di mercanzia. Da una parte il settore della verdura. Da un'altra quello della carne. Da un'altra ancora quello del pesce. Passeggiamo per un'oretta tra le caotiche bancarelle in cui si aggirano cani randagi ed un gran numero di maiali selvatici intenti a ripulire gli scarti dei prodotti venduti. Prendiamo poi contatto con l'agenzia reperita dall'Italia per incontrare i componenti dello staff con il quale compiremo, per la settimana successiva, il trekking tra le montagne che circondano la valle del Baliem. Pur non essendo arrivate a destinazione le nostre valigie, che stando a quel che ci viene detto risulterebbero essere irreperibili o forse rubate, decidiamo di non perdere altro tempo e di partire per la zona meridionale della valle. Così, con una guida, un cuoco e tre portatori, cominciamo il nostro trekking con i soli indumenti che abbiamo indosso. Con 2 ore di cammino, raggiungiamo il villaggio di Polimo, in cui ci fermiamo per la notte usufruendo di una capanna in legno messaci a disposizione dall'insegnante del villaggio. Il cuoco al nostro servizio accende velocemente un fuoco nella capanna destinata a cucina e comincia a preparare una cena a base di riso e verdure stufate. Una cena che sembra interessare anche altri avventori. Il giorno dopo, ci svegliamo di buon mattino e ci prepariamo per un trekking molto lungo che richiederà quasi 8 ore di cammino. Il percorso attraversa impetuosi torrenti. Si snoda a fianco di corsi d'acqua. E si inerpica lungo il fianco di monti coperti da fitta vegetazione. Durante il cammino, si unisce a noi un abitante del luogo, vestito, si fa per dire, esclusivamente con la tipica coteca. L'astuccio penico ricavato da una particolare zucca, utilizzato da molte tribù di Papua. Una breve sosta per riprendere fiato ci consente di ammirare un paesaggio assolutamente incontaminato in cui i segni della civiltà sono del tutto inesistenti. Nel pomeriggio arriviamo al villaggio di Kilise. Gli abitanti del luogo mostrano curiosità ed allo stesso tempo diffidenza nel vedere la nostra presenza. Essendo noi così diversi, per sembianze e caratteri somatici, risulta per loro difficile comprendere la nostra presenza in questo villaggio, giacché a queste genti è pressoché sconosciuto il concetto di turista. Un nuovo giorno ed un nuovo trekking ci attendono. Nei villaggi che incontriamo durante il nostro cammino, oltre a non trovare alcun genere di articoli da acquistare, non è nemmeno possibile trovare dell'acqua potabile. Non potendo gravare i portatori che sono con noi di un carico eccessivo, siamo costretti di volta in volta a prendere l'acqua dai torrenti, per poi farla bollire prima di poterla consumare per bere o per preparare i pasti. Dopo aver incontrato una donna che accudisce un maialino come se fosse un neonato, cominciamo la discesa verso il fondo valle.
arriviamo in prossimità di un ponte sospeso che sovrasta le fragorose acque di un fiume. Attraversiamo ad uno il ponte, al fine di evitare che l'ondeggiamento della esile struttura possa provocare lo scivolamento delle altre persone. Giunti sull'altra sponda, proseguiamo il cammino fino a raggiungere una stretta valle percorsa da un affluente del fiume Baliem. Attraversiamo anche questo corso d'acqua, utilizzando un piccolo ponte sospeso, e continuiamo a camminare per un paio d'ore fiancheggiando il torrente. Durante il percorso, incontriamo di tanto in tanto gli abitanti di qualche sperduto villaggio, intenti nelle faccende quotidiane. Il sentiero comincia poi a salire lungo il fronte della montagna, e in breve tempo ci troviamo di nuovo in quota. Si presentano ancora alla vista i paesaggi quasi primordiali di queste valli. Ancora qualche ora di cammino e arriviamo a Vuserem, villaggio in cui facciamo tappa per la notte dormendo in una piccola capanna messaci a disposizione dal capo della tribù. La mattina seguente, dopo una breve colazione, facciamo la conoscenza di qualche abitante del villaggio. Capita spesso di imbattersi in donne con le falangi delle dita delle mani amputate. Questa usanza è ancora oggi molto diffusa. Avviene difatti che alla morte di un congiunto, le donne si recidano la falange di un dito, in modo da sostituire con il dolore fisico, il dolore psichico provocato dalla perdita della persona cara. Riprendiamo il cammino che ci porta in un'altra zona della valle. La valle del Baliem è divisa in settori e regioni, ognuna custode di splendidi panorami, villaggi che sembrano fuori dal tempo, e natura mozzafiato. La forma dell'astuccio penico è spesso l'elemento che distingue le diverse tribù che vivono in Papua. Con circa 5 ore di cammino, arriviamo nei pressi del villaggio di Sio Cosimo, dove ci fermiamo per pranzare sulla sponda di un torrente attraversato da un ponte in legno. Mentre il cuoco accende il fuoco, ci aggiriamo nei dintorni, e in men che non si dica veniamo raggiunti da alcuni abitanti del villaggio che si uniscono a noi. Sebbene non sia possibile alcuno scambio verbale, giacché ogni comunità parla sostanzialmente solo il proprio dialetto e non comprende alcuna lingua straniera, è comunque divertente fare ricorso all'universale linguaggio dei gesti per cercare di condividere qualche sensazione e tentare una minima interazione. Nel primo pomeriggio, riprendiamo la marcia arrampicandoci sul versante della montagna. Panorami spettacolari si aprono all'orizzonte rivelando ora cascate in quota, ora villaggi remoti, ora sentieri costeggiati da fitta vegetazione, ed ora terreni coltivati dalle tribù che dimorano in questa valle. Non è raro incontrare delle donne che hanno ormai solo più il pollice, unico dito che non viene mai tagliato. Questo dimostra che le stesse hanno patito la perdita di parecchi congiunti e che hanno quindi praticato l'amputazione delle falangi numerose volte. Si susseguono gli incontri con gli uomini delle tribù presenti in queste valli e verso la fine della giornata, esausti per il lungo trekking, raggiungiamo il villaggio di Ugem, in cui trascorreremo la notte nell'ennesima capanna che ci viene allestita dal capo della comunità.
Al calar della sera, si rinnova il rito della preparazione della cena, con l'accensione del fuoco e con lo scambio di 4 chiacchiere assieme agli abitanti del villaggio che si sono avvicinati a noi e si sono seduti intorno al falò. Il giorno successivo, ci svegliamo alle prime luci dell'alba, ed avvolti dalle nubi che salgono dal fondo valle, iniziamo la discesa lungo il versante della montagna. Durante il cammino incontriamo altre genti del luogo che procedono verso valle per raggiungere l'insediamento di Kurima ove vendere i loro prodotti o acquistare generi di prima necessità. Questo villaggio è l'unico della zona in cui esiste uno spaccio. Nel corso della discesa, le nubi si diradano ed ancora una volta si aprono all'orizzonte spettacolari paesaggi che rendono unica questa remota valle. Dopo circa 3 ore di trekking giungiamo nei pressi di un ponte sospeso, al di là del quale si trova Kurima. Da qui, dopo altre 2 ore di cammino, arriviamo finalmente a Sogokmo, località dalla quale eravamo partiti una settimana prima. Jiwika è una località posta nella zona nord-occidentale della valle del Baliem. Essa ospita una grande comunità tribale. Ci dirigiamo verso il villaggio e veniamo accolti dal capo dell'insediamento che ci introduce alle danze simulanti i combattimenti rituali. Qualche foto in loro compagnia è un dovere. In questo clan tribale, i koteka indossati dagli uomini hanno fogge decisamente curiose. Terminate le danze, ci dirigiamo all'interno del villaggio. Nella comunità, uomini e donne che sembrano uscire da un documentario di un antropologo. Durante la nostra visita, i rappresentanti della tribù ci riferiscono che intendono procedere in nostro onore all'uccisione di un maialino, che secondo i loro usi viene trafitto da una freccia che perfora la carotide dell'animale dissanguandolo. Rifiutiamo garbatamente l'offerta e salviamo, almeno per quel giorno, la vita della povera bestia. La cerimonia del sacrificio del maiale è evento sacro centrale nelle pratiche animiste delle tribù della valle. Vestiti soltanto con astucci penici o poco più, oppure con gonnelline di paglia, con le ossa di maiale infilate nel naso per dare un aspetto crudele, è come tornare indietro di qualche millennio. Viene allestita al centro del villaggio, una pira di legno sulla quale le donne depongono delle pietre che vengono arroventate al calore del fuoco. Le pietre sono poi poste in una buca e ricoperte di erba e di foglie. Su esse vengono adagiate patate, patate dolci, taro, cassava ed altre verdure. Il tutto viene poi ricoperto di erba ed altre pietre roventi cosicché il cibo possa cuocere in una sorta di forno naturale. Terminato il pranzo, ci intratteniamo un po' con i rappresentanti della comunità. Una anziana donna mostra le amputazioni delle dita inferte in occasione della perdita dei congiunti. A terra viene allestito un improvvisato mercato, dove le donne espongono le loro semplici produzioni artigianali.
Il villaggio torna infine alla sua quotidianità ed allora ci congediamo dai nostri ospiti. Ci spostiamo nel vicino villaggio di Sumpaima. Anche qui veniamo accolti dal rappresentante del clan. Questo villaggio è importante in quanto vi è custodita la mummia di Wimontok Mabel. Una mummia che risale a 280 anni fa e che è una tra quelle meglio conservate della zona. Lasciamo anche questo villaggio e, fatto rientro a Wamena, lasciamo la valle del Baliem per dirigerci con un volo a Jayapura. Avendo ancora un paio di giorni, ne approfittiamo per effettuare una visita della città che, sebbene goda di una amena posizione caratterizzata da una bella laguna e da ripide colline boscose, non ha tuttavia un granché da offrire al visitatore. Unico edificio degno di nota è la grande moschea. Subito fuori dal centro, può meritare una visita il caotico mercato di Amadi, uno dei più interessanti della zona. Per il resto la città è un susseguirsi di case abbastanza caratteristiche, ma in gran parte in decadenza. Praticamente tutta la vita cittadina ruota intorno alla strada che costeggia il lungomare, e intorno alle due vie parallele su cui si trovano i principali negozi, uffici ed alberghi. Ci dirigiamo poi a Sentani, località dove si trova l'aeroporto di Jayapura. Lungo la strada, costeggiamo il Lake Sentani, un ameno lago che in più punti è costellato da piccoli villaggi eretti su palafitte. Arrivati all'aeroporto, ritroviamo finalmente le nostre valigie che erano rimaste abbandonate in un angolo della sala arrivi. Un lieto fine per una vacanza non certo comoda, ma sicuramente assai ricca di emozioni e di esclusive esperienze.